Senza barcode con Libere TV all'Hotel Bolivar, speciale elezione 2013, siamo con Alessandro Lorenzo Palma. Ciao Alessandro, chi sei? Raccontaci di te. Ciao, io sono un ingegnere elettronico e mi laureerò alla magistrale di ingegneria elettronica con specializzazione optoelettronica a luglio, vuol dire fotovoltaico, nanoelettronica, elettronica organica e biologica. Il mio impegno politico parte ovviamente dall'adolescenza e si concretizza maggiormente nel 2010, quando entro a far parte della Giovanile d'Italia dei Valori. In occasione di queste elezioni presento il mio curriculum e l'Assemblea dei Giovani del Lazio mi sceglie per correre come candidato alle elezioni. Sappiamo da fonti ben informate che oggi hai dato un esame molto importante. Senza barcode è un sito che tratta di diritti civili, diritti etici, vorremmo anche dire. Vogliamo sapere la tua posizione per quanto riguarda divorzio breve, coppie omosessuali e coppie di fatto. Perfetto, beh, la nostra posizione e in particolar modo la mia è sempre stata chiara, perché anche nello scorso autunno abbiamo raccolto le firme per i diritti civili, per le unioni civili, insieme a quelle per il reddito minimo garantito. Purtroppo l'Italia ancora si deve dotare di strumenti che riguardano il divorzio breve, come anche il Tribunale Unico per la Famiglia. E l'Europa sta andando avanti, e come abbiamo visto il 2 in Francia l'Assemblea Nazionale ha approvato il primo articolo per la legge sui matrimoni omosessuali, qualche giorno dopo ha seguito la Gran Bretagna, e noi purtroppo siamo ancora molto indietro su questo, e anche se comunque la Corte di Cassazione con la sentenza 601 proprio di questo gennaio sostiene che il fatto di non poter affidare per esempio un minore ad una coppia omosessuale per timori di problematiche psicologiche che potrebbero soggiungere al minore stesso è un fatto basato sul mero pregiudizio. Noi purtroppo come nazione non ci siamo mossi, si sono mosse quattro regioni che hanno visto però il governo Berlusconi 2001-2006 ricorrere in sede di Corte Costituzionale contro gli statuti di queste quattro regioni, che erano Calabria, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, e vincere per fortuna in un solo caso. Noi purtroppo siamo una nazione che ancora non sta decidendo di muovere passi in questa direzione, forse anche per ingerenze da parte del Vaticano probabilmente, anche se il 5 febbraio Monsignor Paglia, Ministro per la Famiglia, ha aperto alle effettivamente coppie di fatto, e ovviamente dal loro punto di vista non ai matrimoni gay. In realtà noi purtroppo apparteniamo ad una generazione che ha visto interrompere l'iter legislativo dei Dico, e quindi due persone conviventi delle quali l'una si trovi per esempio in rianimazione, l'altra non può andare a trovarlo per un mero cavillo, insomma, che riguarda una legge che non è stata portata avanti. Perfetto, mi hai praticamente risposto anche a un'eventuale domanda sull'eutanasia in questa maniera, insomma la tua posizione è chiara. Parlando proprio di Vaticano, vabbè, la recente dimissione del Papa, e ieri, se non erro, ti prego di correggermi, è stato l'ex direttore dell'Osservatorio Romano a rilasciare un'intervista dove parlava anche appunto di coppie omosessuali, coppie di fatto e eutanasia. Io ti aggiungo anche carceri, quindi ti chiedo cosa ne pensate, cosa ne pensi tu di questa decisione del Papa, che ha lasciato tutto il mondo un po' sbigottito, proprio un fulmine sul cupolone, come intitola uno dei nostri articoli di Grazia Sentarsiere, che ti invito di andare a leggere, e appunto che cosa ne porterà per tutto quello che sono i movimenti per il riconoscimento anche della famiglia di queste coppie omosessuali. Beh, sicuramente il Papa si è molto opposto a tutto il discorso delle coppie omosessuali, delle coppie di fatto e quant'altro. Quest'ultima apertura appunto del Monsignor Paglia dà da pensare. Non so quanto possa essere legata la dimissione dal soglio pontificio di Benedetto XVI con questo tipo di aperture. Quanto riguarda le carceri, ovviamente noi abbiamo portato avanti tante battaglie, anche perché l'Unione Europea ci ha sanzionati e non è una bella figura che noi facciamo nei confronti del mondo.
Non servono amnistie o provvedimenti provvisori, serve di ripensare veramente la legge e il reparto giustizia del nostro Stato, quindi il discorso sui detenuti in attesa di giudizio è un primo passo per poi passare ad altro, ecco. Quindi dobbiamo auspicare, ricercare una riforma della giustizia in generale, Alessandro? Sì, ovviamente. Purtroppo i governi Berlusconi non hanno fatto altro che depotenziare ciò che poteva essere a favore di un davvero processo breve che portasse a conclusione certa e appena certa, cosa che in Italia non abbiamo, perché o interviene la prescrizione oppure delle lungaggini micidiali intervengono. Infatti, tra l'altro, il discorso che per via dell'articolo 18 gli investitori stranieri non vengano in Italia è del tutto falso. Mettiamo caso che invece sia il fatto che il processo civile dura non anni, decenni, può durare, insomma. Quindi sì, una riforma della giustizia ci vuole, ma di certo non con i canoni che hanno proposto i governi Berlusconi, che non hanno fatto altro che rendere molto più in realtà lenta, cavillosa la legislazione. Riporto breve, ci hai spiegato la tua posizione. Ti chiedo ancora qualcosa riguardante le coppie dopo conflitti e dopo separazione. I diritti principali, secondo te, delle persone quando si ritrovano a vivere una situazione catastrofica come la fine di un rapporto, la fine di una famiglia? Allora, purtroppo spesso e volentieri i padri sono quelli che soffrono maggiormente, oltre dal punto di vista magari sentimentale legato a questioni private, ma proprio obiettivamente, perché spesso quelli che devono allontanarsi dal focolare dopo un divorzio sono i padri. Questa faccenda si aggiunge all'emergenza abitativa che a Roma in particolar modo è già molto accentuata. Purtroppo ovviamente i governi attuali di centrodestra non fanno altro che investire fare investire altri su edilizia privata, dimenticandosi dell'edilizia sociale. L'ISPRA stesso giorni addietro si è espressa in merito all'utilizzo di territorio smodato di cui si caratterizza la nostra Italia al momento. A Roma questa cosa è molto accentuata, i famosi 20 milioni di metri cubi delle 64 delibere di Alemanno, che adesso hanno ripreso il proprio iter in sede di Consiglio Comunale, di Assemblea Capitolina. Purtroppo non c'è un investimento sull'edilizia sociale, quindi ci si dimentica del diritto alla casa, ci si dimentica come del diritto alla casa anche di altri diritti, per esempio il diritto alla salute, allo studio, al lavoro. Il mio impegno sarà rivolto verso questi diritti, ovviamente, oltre verso lo sviluppo sostenibile, di cui ovviamente un paese moderno deve dotarsi per potersi dichiarare del primo mondo, come facciamo noi, insomma, anche se chissà, forse stiamo un po' in una sorta di piccolo medioevo attualmente da molti punti di vista. Torniamo in Regione Lazio. So già personalmente cosa pensi di Malagrotta, perché abbiamo già avuto modo di parlare, però ti chiedo di spiegarlo anche ai nostri utenti. Siccome noi abbiamo diversi articoli che parlano di Malagrotta, abbiamo parlato anche di rifiuti pochi giorni fa, quindi ti chiedo la tua posizione e la posizione del tuo partito. Malagrotta è un'espressione dei tanti piccoli o grandi monopoli non riconosciuti di cui è dotato il nostro paese, purtroppo. E, proprio per questo motivo l'Europa si è espressa in maniera opposta alla decisione eventuale di portare a Monti dell'Ortaccio la discarica successiva a Malagrotta, proprio perché era sempre di proprietà del medesimo Cerroni. Ovviamente non è la discarica più grande o la moltiplicazione delle discariche o l'ultimo provvedimento che per fortuna è stato bocciato della Polverini di distribuire nelle discariche delle province del Lazio i rifiuti di Roma e provincia, ma è una davvero educazione alla raccolta differenziata, al riutilizzo, e anche infatti nel mio programma c'è un'ampia sezione dedicata a metodologie che potrebbero essere, cioè in Europa sono già utilizzate ampiamente, in Italia sembrano che siano chimere,
ma insomma quella sicuramente è la soluzione. Perfetto, allora ti faccio ancora una domanda velocissima prima di lasciarti andare alla tua campagna elettorale. Monti Paschi Siena. Monti dei Paschi di Siena, mi viene in mente il famoso abbiamo una banca, nel senso ovviamente magari non sono correlate le due cose. Trovo ingiusto che i partiti possano essere assimilati a banche e che le banche poi diventino estensioni delle volontà partitiche, perché ora il PD aveva 13 consiglieri su 16 all'interno del consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena e non so quanto sia giusto questo, anzi ritengo che sia comunque profondamente sbagliato, anche perché poi se un partito vuol fare della trasparenza la propria carta mettere la trasparenza nella propria carta di intenti, non è questo il modo migliore. Senza barcode, speciale elezione 2013, lascia una finestra aperta su Alessandro Lorenzo Palma. Grazie a Gianni Colacione Regia e Libre TV.